Dopo tanti anni viene ripreso lo scontro tra Rufy e Lucci. I due si erano già scontrati in passato e non pensavamo di vederli lottare ancora una volta. Oda invece ci sorprende, riprendendo lo scontro con il villain utilizzatore del frutto Zoan corpo a corpo per eccellenza, e lo fa mettendo in campo il risveglio. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo video commento al capitolo 1069 di One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. È una domanda che prima o poi ci saremmo posti tutti. Come sarebbe stato il risveglio di Lucci? Ok, magari tu non ti eri posto questa domanda e non te la saresti posta né ora né mai, ma faceva figo iniziare il video così. Una volta che è stata introdotta questa novità del risveglio dei poteri dei frutti del diavolo, e una volta che abbiamo visto proprio Rufy ottenere il risveglio di un frutto che non sapevamo nemmeno fosse uno Zoan, ci saremmo chiesti prima o poi, e il risveglio del frutto Zoan di Lucci come sarebbe apparso? I due in passato si sono affrontati e noi li abbiamo visti senza sapere che entrambi fossero utilizzatori di un frutto Zoan. Lo scontro tra i due, al giorno d'oggi, consapevoli dei frutti che possiedono, è davvero molto interessante. Oda ce li mostra tutti e due con il risveglio. E il risveglio di Lucci presenta delle caratteristiche molto simili al Gear 5 di Rufy, ovvero quel fumo e quelle nuvolette nere intorno al collo. È uno scontro che ci fa tornare indietro nel tempo, che soddisfa quella curiosità che nemmeno noi eravamo consapevoli di nutrire, ovvero rivedere uno degli scontri più sofferti di sempre del manga di One Piece ai giorni d'oggi, e con il livello di potenza attuale dei personaggi. Non ci va però di vedere Lucci essere alla pari di Rufy. Ok, bello l'autocitarsi di Oda con la scena pugno contro pugno, ma no! Stiamo parlando di un pirata che ha affrontato un imperatore, per cui crediamo nella superiorità di Rufy su Lucci a livello di potenza. Va bene che con il risveglio dei suoi poteri si giustifica questo suo power up. Oggi questo scontro si presenta con un aspetto totalmente diverso rispetto allo scontro a cui abbiamo assistito in passato. Ovviamente con Rufy in versione Gear 5 non vediamo l'ora di assistere alla sconfitta definitiva di Lucci. Per il momento però abbiamo scoperto che da lettori ci teniamo ad assistere ad un interessante scontro. Ci interessa scoprire meglio le abilità di Rufy, di vedere il suo modo di combattere. Lo vediamo in questo capitolo. Rufy si beffa del suo avversario e ovviamente vogliamo vedere Lucci spaventarsi contro questo nuovo Rufy. Lucci in passato è stato fin troppo spavaldo. Adesso è giunto per lui il momento di temere l'imperatore dal cappello di paglia. D'altronde, ragazzi, deve essere sconfitto. Lucci non può contrastare Rufy. Non avrebbe senso il contrario. Se no, Rob Lucci, con questo grande micione risvegliato, può porre fine all'era della pirateria. Perché non ha senso che Rufy venga messo in difficoltà da Lucci. Oggi non possiamo accettarlo, perché Rufy è quel personaggio che ha abbattuto un imperatore. Ha abbattuto Kaido. Anche perché non se ne può più in rete di leggere messaggi del tipo «In One Piece il Power System non esiste, non è mai esistito!» Ma cavolo, è un manga di 25 anni, fallo tu, un manga che per 25 anni fa entrare e fa uscire personaggi all'interno di queste vicende. Se torna un personaggio è normale che deve tornare potenziato, se si potenzia Rufy è normale che si deve potenziare Lucci, ma non è giustificato che un potenziamento di Lucci possa abbattere il risveglio del dio del sole Nika di Rufy, che con quest'ultimo escamotage Oda ha fatto sconfiggere Kaido, l'imperatore delle 100 bestie. Questo non ha senso, ma che Lucci si sia potenziato e che abbia risvegliato i suoi poteri è normale che ciò doveva avvenire. Inizialmente gli spoiler sono stati pubblicati in modo sbagliato. Il finale ci rivelava che Lucci si sarebbe spaventato per via dello scontro con Rufy e che avrebbe desiderato di abbandonare subito l'isola. In realtà le cose non vanno affatto così. Lucci vuole continuare lo scontro e lo fa attaccando Sentomaru e prendendo così il controllo dei Seraphim. Per cui adesso noi desideriamo vedere Rufy dare una bella lezione a Lucci e vogliamo vedere Lucci spaventato sul serio con la coda in mezzo alle gambe. Ci sarebbe piaciuto vedere all'interno di questo capitolo il momento in cui Rufy si trasforma nella versione Gear 5, ovvero il momento proprio dell'attivazione. Abbiamo scoperto che riesce ad utilizzare questa forma quando vuole
e ci sarebbe piaciuto però vedere come l'attiva. Invece no, lo vediamo direttamente in azione scagliarsi contro Lucci. Ci dispiace questo, sarebbe stato interessante vedere il modo in cui l'avrebbe proprio annunciata. La scena che ci fa gasare tanto invece è quella in cui viene detto che Rufy adesso è un imperatore e quindi è necessario chiedere l'autorizzazione prima di poterlo attaccare. Un problema con un imperatore potrebbe scatenare addirittura una guerra. E tutto questo dialogo è davvero molto interessante perché dà molta importanza al Rufy, lo rende un pirata importante, un pirata di grandissimo livello, alla pari quindi degli altri imperatori. Questa importanza da imperatore ci piace tantissimo e non è più visto come un ragazzino, ma come un grande pirata che bisogna temere. Quindi passiamo da quel Kaido che dice che l'era dei piccoli pirati, di farli giocare, è terminata, a questo nuovo passaggio all'interno del manga, ovvero Rufy non è più un ragazzino ma è un grande pirata, un imperatore che bisogna temere. Tutto ciò è davvero fantastico. Questo capitolo però ci dice qualcosa in più anche sui frutti del diavolo. Oda ce lo aveva detto in passato con l'SBS, proprio nel volume 48. Ne avremmo saputo di più con la comparsa di un certo professore e a quanto pare mantiene la parola. Quello che è interessante è che quello che l'autore ci rivela in questo capitolo non si discosta molto da quello che già Oda aveva dichiarato attraverso un'intervista già nel 2014. All'epoca infatti Oda ha parlato in questo modo dei frutti del diavolo. Riguardo alla creazione dei frutti del diavolo, Oda afferma di essersi ispirato originariamente a Doraemon. Il resto delle ispirazioni viene invece dalla vita quotidiana. Ad esempio, il frutto Gom Gom è nato dal fatto che Oda è sempre stato pigro ed avrebbe voluto poter allungare le braccia per afferrare ogni cosa senza doversi alzare dalla sedia. Il potere di Robin, il Fior Fior, nasce invece dal suo desiderio di avere tante mani per poter disegnare più velocemente. Inoltre, i frutti ingeriti da personaggi femminili sono solitamente poteri che possono tornare utili a qualunque donna nella vita quotidiana, come il frutto Swish Swish di Alvida ed il Kilo Kilo di Miss Valentine. Anche in un'intervista alla domanda come si crea un frutto del diavolo, l'autore rispose: quando penso ad un frutto del diavolo, cerco sempre di proporre qualcosa che soddisfi un desiderio umano. Se alla fine questo frutto non soddisfa questo desiderio, allora non vale la pena disegnarlo. Questa intervista è datata 2007, ragazzi. E con questo capitolo vediamo Vegapunk dire che i frutti del diavolo sono manifestazioni del desiderio di vedere come possono differenziarsi le strade dell'evoluzione umana. Ogni frutto del diavolo mette in mostra un possibile futuro evolutivo per gli umani. O meglio, questa è la teoria del dottor Vegapunk, che trova la spiegazione della natura dei frutti nell'evoluzione dell'uomo. Ma come fanno a nascere questi frutti dal desiderio delle persone? Questo ancora non c'è. È stato svelato, ma ancora una volta One Piece fa leva su sogni e desideri. E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa spiegazione? E con questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima!